A Pescara arriva l'ambulanza del mare. Il servizio di soccorso della società cooperativa balnearia in collaborazione con l'associazione Life Pescara sarà operativo da sabato 18 giugno a domenica 21 agosto sul lungomare pescarese, ma servirà il tratto di costa dell'intera provincia nei fine settimana estivi, dalle 10 alle 18. Il soccorso sarà attivato tramite chiamata al 118 e sarà di supporto al servizio sanitario con un mezzo di soccorso presso il lido del carabiniere sulla riviera nord. Riccardo Padovano, presidente della società cooperativa Balnearia Servizi, annuncia che si tratta di un primo passo per cercare di arrivare a ripristinare il presidio medico di primo intervento sulla riviera, operativo in città fino a qualche decennio fa. Quest'inverno ci siamo sentiti con tutti i colleghi degli stabilimenti balneari e abbiamo detto che noi dobbiamo essere di supporto all'attività della città. Già noi col servizio di salvamento che facciamo in spiaggia per tutelare i bagnanti, era un pallino che ci eravamo messi in testa da prima della pandemia. Adesso tutti sabato e domenica avremo un mezzo, un'ambulanza che servirà alle città di Pescara, Montesilvano e nonché città Sant'Angelo. Il prossimo anno cercheremo di aumentare più giorni. È l'ambulanza dedicata ai bagnanti del mare, ma che viene coordinata dal 118. Questo per arrivare a quale obiettivo? Da qui a 24 mesi il nostro messaggio è di ripristinare il primo poliambulatorio del pronto soccorso sul lungomare. 40 anni fa ci stava ed era molto utile perché tante persone si possono evitare di andare al pronto soccorso quando ci sono momenti in cui un bagnante ha un calo di pressione e quindi se c'è un posto fisso al mare diventa facile dare sollievo alla persona ma comunque diminuire gli accessi al pronto soccorso. Che ne so, un taglio di una cozza. È un'iniziativa che noi vogliamo, stimoliamo adesso con l'ambulanza, mettiamo le basi per l'anno prossimo. Secondo me due presidi, uno a Pescara e uno al confine tra Pescara e Francavilla potrebbe essere molto utile. Maurizio Petaccia, vicepresidente della Life Pescara, aggiunge qualche dettaglio del servizio. Noi attiveremo questo servizio da sabato con orario diurno. Il servizio sarà attivato con un mezzo di soccorso base, quindi un'ambulanza con dei soccorritori o piuttosto degli infermieri, in base alle disponibilità e alla turnistica del personale. Sarà attivato quindi tutti i fine settimana sul litorale di Pescara e sarà a servizio di tutta la comunità, perché sostanzialmente è a disposizione della centrale operativa 118 di Pescara, quindi qualsiasi tipo di intervento sarà coordinato e gestito dalla centrale operativa. Quindi servizio importantissimo soprattutto per quegli interventi tempo dipendenti, quegli interventi che in pochissimi minuti devono essere risolti, perché può essere un malore, una semplice lipotimia o piuttosto qualcosa di più importante, dove i primi minuti sono fondamentali per la buona riuscita dell'intervento.